È il tema di attualità degli ultimi giorni, non si fa altro che parlare di questione rifiuti, di questione ecodistretto che potrebbe trasformarsi in discarica e il timore che aleggia nelle popolazioni qui di Sant'Onofrio, dei comuni limitrofi, Filogaso, Maierato, Stefanaconi, anche la città capoluogo di Vibo Valentia. Noi stiamo cercando di fare un monitoraggio, una sorta di mini monitoraggio a partire qui da Sant'Onofrio, andremo anche nei comuni limitrofi per sentire un po' il comune sentire della popolazione, vedere cosa ne pensa la gente della questione che riguarderà la possibile creazione dell'ecodistretto a Sant'Onofrio. Ormai è una scelta che la regione ha preso e che l'ATO numero 4, l'assemblea dei sindaci della provincia di Vibo Valentia, ha sostanzialmente possiamo dire ratificato nella riunione dell'altro giorno alla Valenzianum a Vibo. Quindi andremo a sentire un po' l'umore, il vox populi delle persone interessate da questo tema così importante sia per il presente che per il futuro del territorio. Perché? C'è bisogno di un sito? Per lavoro, per tutto, per tenere voi del paese. Secondo me è giusto. Ritengo che comunque dovremmo tornare alle discariche comunali, perché ormai si deve incentivare l'indifferenziata, non le discariche, voglio dire, le mega discariche. Solo questo vi dico. Grazie. Poi è più un problema, voglio dire, di politica che di tutt'altro. È la politica che deve risolvere il problema. Il cittadino purtroppo è quello che subisce. No. Non va bene? Perché porta troppe infezioni. E basta già i costi che abbiamo qua. Già di malattia ce n'è, ma abbastanza. E i rifiuti dove li mettiamo? E i rifiuti si trova a un punto distante dove non c'è. Però è un po' distante da Sant'Onofrio, alla fine è più vicino a Filogaso. Tra Filogaso e Sant'Onofrio, è giusto? Vazzano. C'è Vazzano, poi tutti questi paesi. Secondo voi non bisogna farla? No. È una cosa che porta danno, non l'urio. Già siamo intossicati. Manca proprio questo, la discarica manca. Già siamo mezzi rovinati. Perché? È una fetanzia di questo modo qua. La spazzatura già a Sant'Onofrio? Già, ce l'abbiamo. Ci manca questo e poi siamo a posto. Per l'avvenire specialmente, per i nostri piccoli, per i grandi e per i piccoli. Però diciamo che è una medicina fenomenale, guarda questo. Si parla di ecodistretto, però avete paura che sia una discarica alla fine? Mi sembra di sì, guarda. Mi sembra di sì. Non è una cosa buona. Nel circondario di Vibo Valentia non è. Ci manca solo questa medicina qua, poi siamo a posto. Poi possiamo morire tranquilli dopo. La discarica purtroppo sarebbe necessaria. Qualche parte si deve fare, non è che si può fare nel paese. E Vaioti sarebbe un centro per tutta la provincia di Vibo. Sì, purtroppo io la farei. Non ha paura di eventuali impatti ambientali? No, cosa ambientale, c'ho mangiare che è tutta la rovina. Di qualsiasi cosa che si mangia tutto artefatto. Dopo 20 anni escono tutte le condizioni che cancerogene. Perché i grossisti per il denaro fanno qualsiasi cosa. Eppure qui a Sant'Onofrio la maggioranza dei cittadini è contraria. È contraria. E dove si deve fare? Dove si fa? Purtroppo i rifiuti una volta, 50, 60, 70 anni fa, uno spezzino pulizzava il paese. Oggi dice spezzino perché ogni famiglia c'è un pizzico di non so, tutte queste mondizie che sono, da dove le porto, dove le porto. Si parla di nuovo di ecodistretto, di discarica e a Sant'Onofrio, nel territorio di Sant'Onofrio, ma in linea d'aria a 2 chilometri da qui da Filogaso. Lei cosa ne pensa? Io non approvo perché in linea d'aria siamo troppo vicini e già, anche se non c'è ancora la discarica, si comincia a sentire la puzza. Cosa vuol dire? Cosa sente lei? La sera ci sono degli odori che non so da dove arrivino. Se dall'altra azienda lì sotto al Fiumemesima o da altre zone, comunque già
si comincia a sentire la puzza. Cioè, lei già dice è un'area già a rischio. A rischio, sì. Plastica bruciata nell'aria, sento tutte le sere. C'è odore di plastica? Di plastica bruciata, sempre che bruciano sempre plastica. Però non si sa da dove arriva, è nell'aria. Voi siete preoccupati dopo questa decisione ormai, diciamo, irrevocabile della regione, anche del lato di Vibo, di provare a ritornare a progettare l'ecodistretto qui? Io l'ecodistretto di qui, della zona, non mi ricordo, Baiotti mi pare che si chiamano, no? È una zona bellissima che noi pure andavamo a trovare funghi, ma da un po' di tempo da questa parte sta cominciando davvero ad essere una discarica, prima ancora che inizi la vera e propria, come si dice, smaltimento. Signora, buongiorno, si sta ritornando a parlare di discarica qui tra Sant'Onero e Filogaso, lei cosa ne pensa? Che già abbiamo abbastanza malattie da sconfiggere, ognuno i rifiuti se li potrebbe tenere a casa propria. E come si fa a gestire poi la questione dei rifiuti? Vibo non ha una discarica? Vibo se la tenga vicino a loro. Vibo provincia. E la devono fare proprio a Filogaso? Non ho capito. No, io francamente non ho paura. Però? Però se si può fare a meno, certo, inquinamento ne porta, no? Cattivo odore pure. Molti suoi concittadini dicono che già c'è cattivo odore che arriva da lì. Già ne abbiamo già abbastanza, perché abbiamo quella di Vazzano lì che l'odore lo porta qui. Quella di Sant'Onofrio che adesso la dovrebbero aprire, non lo so quando la apriranno, e quindi l'odore le porta qui. Quindi noi siamo circondati di cattivo odore. Purtroppo, pazienza, qualcuno le deve pure avere, perché se noi non lo vogliamo, quello non lo vuole, come le discariche. In Calabria siamo rovinati che non abbiamo discariche, perché nessuno le vuole. Purtroppo qualcuno le deve pure accettare, o no? Per me non va bene, vuole cancellare tutte queste cose, che dà molto fastidio al paese, che sentiamo molto... Siamo già fatti dalle altre cose, poi ci manca pure questo, la discarica ci manca. Noi temiamo questa discarica perché è vicinissima a Filogaso, 1,5 km da Filogaso. Temiamo questa discarica perché prima di tutto viene fatta in un terreno sabbioso. Quando mai si è fatta una discarica su un terreno sabbioso? È tutto incerto, è tutto non provato scientificamente. E poi Filogaso è un paese, come tutti i paesi del circondario, che dovrebbero vivere di turismo ecologico, turismo green, turismo ecosostenibile, non di discariche. Quella zona si presta? Assolutamente sì, quella è una zona bellissima. Io ci vado spesso a piedi, è bellissimo andare là, è un bosco spettacolare. Stasera saremo a Sant'Onofrio al... C'è una riunione, vi state muovendo per cercare di... Faremo un comitato contro questa discarica. Comitato insieme ai cittadini di Sant'Onofrio anche? Insieme ai cittadini di tutto il circondario, di tutti i comuni. Voi qui a Stefanaconi cosa ne pensate? Beh, noi c'era un progetto tempi fa che si faceva a Stefanaconi e che poi è stata bocciata, non lo so. Però quando farla a Sant'Onofrio, e a Stefanaconi non cambia nulla, anzi cambia solo che il comune di Stefanaconi si assorbe gli odori e noi i sapori, cioè i soldi, se li prende Sant'Onofrio. Se era più distante ci faceva piacere, ci dispiace perché noi ci prendiamo gli odori e Sant'Onofrio si prende i sapori. Io ero per Stefanaconi, arrivato a questo punto, se era distante no. Preferivo distante, però questo punto è molto vicino al nostro comune, cioè, e ci danneggia, sicuramente ci danneggia. L'ecodistretto, i rifiuti. Ah, rifiuti, è vicino, nel paese. Vicino Sant'Onofrio. Che ne so, vicino alla spazzatura veramente non va bene, non va bene.